Ecco, io sorrido perché mi diverto come un pazzo. Stiamo facendo ben godi. Ma è dedicato col collegamento in esterna da Montevarchi alla banda Piccoli Chef, perché Barbara Lapini sta facendo un grandissimo lavoro di valorizzazione del territorio con i bambini. Sono due nuovi chef. Allora, ricordami il nome, tesoro? Gioele. Gioele, quanti anni? 7 e mezzo. 7 e mezzo. Già cucinato qualche volta a casa? No. Gnocchi mai fatti? No. Mai fatti in vita tua? No. In cucina che fai, se fai qualcosa? Fatto niente? Insalata? No. No, no, per ora niente. Gioele, tu invece, carissimo, quanti anni? Samuele. Samuele, quanti anni? 10 e mezzo. Tu che fai? Gli gnocchi li hai mai fatti o no? No. No. Chi hai fatto con banda Piccoli Chef altre volte? Pasta, che ne so? Sì, pasta. Pasta. Pane. Pane? Sì. Prodotto che ti piace di più? Pasta. Pasta. A te cos'è che ti piace di più di tutti? Pasta. Pasta. E intanto che c'è la nonna Tina che sta facendo per Roberto Lodovichi, che gli stai facendo fare i bambini? Ora facciamo gnocchi con farina di ceci e fecola di patate, in modo che siano senza glutine, perché anche l'elemento del senza glutine. Roberto, sei pronto a lavorare? Io aspetta, mi collego con Francine e poi Barbara, sei tu che mi racconti cose. Barbara, vorresti ballare come questa del gruppo Arcobaleno? Vorresti anche tu? Se fossi un pochino più, cioè avessi un pochino più verso, magari sì. Più verso, come me. Allora Roberto, versaci tu. Ma guarda, io sto cercando di studiare i passi, ma sono danze, queste un po' complesse per me. Sono. Ecco, Romina, scusami Romina, intercettiamo il capobanda. Romina, fermati, concedimi questo ballo. Come si impara a ballare così? Con delle prove, facendo ricerca delle nostre tradizioni popolari. Sono balli antichi. Balli che erano diffusi nella nostra regione fra la fine dell'Ottocento e i primi del 1900. Voi siete di Pergine? Noi siamo di Pergine Valdarno, però abbiamo nel repertorio balli che sono tradizionali anche di Montevarchi e quindi dei paesi del Fondo Valle. Ma perché ogni paese c'è il suo, scusami se faccio queste domande un po' ignoranti. Diciamo che molti balli sono comuni, però per esempio abbiamo dei balli della tradizione carnevalesca che erano diffusi soprattutto a Montevarchi. Senti, ma per trasmettere questa passione, queste tradizioni che altrimenti verrebbero perse, avete dei giovani che vi seguono? È molto difficile, a malincuore dico è molto difficile. Abbiamo dei bambini, abbiamo 3 o 4 bambini, facciamo normalmente dei progetti anche nelle scuole, questo ci aiuta un po' a trasmettere le nostre tradizioni, che è una cosa importantissima, a trasmettere la cultura, che è un bagaglio di conoscenza fondamentale per le nostre radici, per la nostra crescita. Avete registrato, avete in qualche modo fissato questi balli? Noi abbiamo iniziato nel 2003 con il supporto di un ricercatore dell'Università di Firenze che ci ha aiutato in una fase di ricerca e poi abbiamo approfondito e abbiamo provato nelle piazze e anche in altri paesi. Continuate così perché state facendo un lavoro di ricerca culturale veramente importantissimo. Grazie Romina, grazie. Siete bravissimi. Buona giornata. Allora intanto stavano mostrando, grazie allora, Roberto, anche le immagini, hai visto le foto. E allora tu Barbara riprendi banda Piccoli Chef perché ci tieni, sei la promotrice della trasmissione del progetto dove coniughi la cucina dei due bambini con tematiche comunque di territorio. Cioè esatto, il territorio perché al centro. È bene con i bambini, comunque anche gli adulti ritornino a conoscere il territorio, perché insieme ai prodotti ci sono le tradizioni, quindi la cultura e diciamo un modo diverso anche a livello sentimentale di vivere i prodotti, quindi a un alimento che conosci puoi anche avvicinarti. Qual è il legame che tu hai con Montevarchi? Hai scelto in questo collegamento il Valdarno e Montevarchi perché proprio con l'amministrazione, con le scuole stai facendo un progetto. Sì, con Diretti si fa praticamente questi progetti sulle scuole dove insegniamo sia la stagionalità che il consumo consapevole degli alimenti. Ma stavamo parlando di legumi, intanto Roberto Lodovichi, che stai facendo? Stiamo questa volta gli gnocchetti, patate, farina di fecola di patate senza glutine. Aggiungiamo i ceci che abbiamo passato, ceci piccolo del Valdarno, poi li andiamo a cuocere e li saldiamo con del baccalà e dell'erba cipollina. Come mai l'abbinamento del baccalà? Ceci e baccalà, insomma, è un da godere allo stato puro. Di tradizione è giusto che da godere allo stato imparino puro. Abituarsi a questi lavori. Sì. Tu stavi per dire una cosa sui legumi, perché al centro di noi, e dopo faremo vedere, ci ricollegheremo con Roberto Francini, so che c'è i salumi, perché il Valdarno, tu promuovi anche il consumo di territorio, mi sbaglio, esatto. Al centro c'è questo, no? Sì, non banalità. Anche all'interno delle diete ipocaloriche, piuttosto delle diete che
comunque sono rivolte a persone che hanno delle problematiche, il gusto non deve mancare, e quindi il potersi concedere degli alimenti salutari anche dovendo dimagrire o controllare il colesterolo è sicuramente fondamentale. Sei una grande. Mi dicevi un consiglio, perché sì, banda perché uno piccoli dei problemi, chef, vai. Uno dei problemi delle persone che rinunciano a questo alimento che è importante è il gas che producono a livello intestinale. La ventosità si chiama. Esatto. Si sarebbe qua la flatulenza, ragazzi, che come la volete chiamare. Vai. Quindi di conseguenza, per evitare questo problema potremmo applicare alcuni trucchi. Ad esempio, o aggiungiamo bicarbonato e semi di finocchio, perché questo rende la buccia, che è la causa poi di questa creazione dell'aria a livello intestinale, che ammorbidisce questa buccia e di conseguenza la rende più digeribile. Oppure possiamo, io ho portato qua un esperimento, guarda, cosa che fai? È quello che consiglio normalmente in ambulatorio. E poi mi collego con Roberto dopo. Vai, dimmi che volevi dire. Consiglia la dietista, giustamente, perché si deve insegnare anche l'atto di cucina. Esatto, dobbiamo tradurre in pratico le cose teoriche. Brava. Insomma. Quindi il legume crea appunto problemi attraverso la sua buccia. Quindi per poter riuscire a digerirli senza crearsi problemi di aria, possiamo passarli con il mini pimmer e basta, perché qui le bucce vengono comunque lasciate dentro, anche se rese più piccole, però le bucce ci rimangono, quindi la buccia ci rimane anche con il mini pimmer e crea appunto problemi. A questo punto, se vogliamo risolvere il problema della buccia con il mini pimmer, prendiamo un altro strumento, che è questo setaccio semplicissimo. Prendiamo delle cucchiaiate di questa crema e passiamo il tutto in maniera tale che si separa la buccia, che crea fermentazione, da quello che è la crema. Quindi decomporre il cece con il mini pimmer non serve contro la flautolenza, ma no, deve anche passarlo. Oppure più semplicemente si ritorna a uno strumento. Il vecchio sistema, la mia nonna, non sbagliamo mai. Esatto, vai. Poco elettrico, del passatutto, dove i legumi vengono comunque passati, le bucce rimangono nella parte di sopra e sotto c'è questo tipo di crema che è completamente libera dalle bucce, quindi da quello che allora crea la tua risposta è con due lire, cioè nel senso con un passatutto semplice si risolve tutto. Roberto, esatto. Tu sai usare il passatutto o sai usare i coltelli? Ti vedo un po' arrabbiato con me, hai qualcosa che io ti ho fatto? Malintenzionato, te lo dico, sono malintenzionato qua, sto arrotando questo coltello, tipico coltello prosciutto per Marco, perché Marco adesso attaccherà questo prosciutto, sa via. E come i discorsi che si avviano, vanno finiti. Cos'è questa? Questa è la famosa Tarese. La famosa Tarese. Marco Melani, dico bene, da Bazzardo. Sì. Di dove sei? Dal Levane. Quindi ha fatto a chilometri 500 metri. Tre chilometri. Questa è la Tarese. Poi cos'altro hai portato qui in piazza? Si è passato un prosciutto di scrofa, stagionato 2 anni, la soppressa, la spalla disossata, pane Verna integrale al 100%, pane bianco, tutta la lievitazione naturale, salame, finocchiona, lardo salato, guanciale e rigatino. Una volta si chiamava carne secca, non tutti lo sanno perché era un dialetto di vecchi contadini. Scusa, ma dentro al pane c'è il salume? Vogliate... Sa prova, sa via? Che dici, lo facciamo avviare questa Tarese? Sì, è un'esperienza. Attenzione, momento storico questo, Alex? Oh mio Dio, guardalo là. Ha due braccia Marco che... Mostro. Te lo ricordi, Alex, quando era con noi su all'Expo? Mi ricordo, Marco. Come ti che l'Italia era impazzita per i salumi di Marco. Ha affettato Tarese per giorni. Leonardo da Vinci, quando realizzò le sue sculture o i suoi dipinti, non era alla tua altezza. Oh, guardalo là. Novello artista rinascimentale. Novello artista. Ma questo salume è diffuso solo qua? In questa zona del Valdarno, diciamo. Poi tanti hanno copiato, lo fanno anche in altre zone, gente che fanno l'industriale di salumi. Quanto deve stagionare questo salume? Diciamo, io non sono del presidio Slow Food, io questo ha un anno, loro non so, 7-8 mesi, quelli macellai del presidio. Questo è un presidio Slow Food? È un presidio Slow Food, io non faccio parte, è tutelato. Perché io faccio il contadino, quindi non mi interessa essere a questi livelli. Lo fai per te? Per me. Magari l'assaggiamo anche dopo. Poi, qui davanti ci sono poi dei...
tante altre cose belli, fagioli del Prato Magno. Ti do la linea Verna. Fra pochissimo, Roberto, vai. Oh mio Dio. Ecco, scusa, da quei prodotti una scuola fattoria, perché alla fine lì è un agricoltore e giustamente noi stiamo facendo alla fine anche divulgazione con banda piccoli chef di valori, perché sempre tu l'hai indicato, cara Barbara, questo. Allora, invece, Laura Perli, azienda agricola, tu sei una scuola fattoria e tu hai avuto l'idea, perché tu fai che cosa, ricorda soprattutto animali? Sì, polli allevati all'aperto. Tieni una bosco. Mano tua vicino alla bocca, cotesto. Sì. Allora, che succede? I polli allevati nel bosco, poi vediamo anche le foto, Natale. Sì, e poi facciamo fattoria didattica. Praticamente trasmettiamo ai bambini quello che è il pollo, e come è fatto, la morfologia, le penne, gli facciamo vedere anche tutte le varie fasi della filiera che riguardano il pollo, quindi i riproduttori, l'incubatoio, la pulcinaia. Aspetta, guarda qua, ho le foto davanti, chi è che mi arriva sulle foto, mi dite, eccola là, l'incubatoio, la pulcinaia, cioè tu dai ai bambini, le recinzioni. Ecco qui, ora fermo, è forte, fai la domanda che fai ai bambini quando facciamo la fai. Facciamo capire, cioè, cos'è il pollo? E quindi la differenza tra pollastra e galletto, perché molti praticamente pensano che il pollo sia proprio il pollo in sé, ma nel pollo del Valdarno esiste proprio una differenza particolare tra il galletto e la pollastra. La pollastra sarebbe più piccola, femmina anche, poi. Ed è la femmina, invece pollo. Il galletto è il maschio ed è un po' più grande, un po' più diciamo virile, un po' più agitato, con una bella cresta grandissima che è proprio il domanda da un miliardo, ma chi è che fa la... fa più uova una gallina del Valdarno o le galline, scusa, classico vaiole? Di meno la gallina del Valdarno. Diciamo che la gallina del Valdarno è un po' vagabonda. Ok, vedi che lo sapevo. Avevo saputo sta cosa, te la voglio chiedere, perché anche fra gli animali c'è chi gode in maniera diversa. Diciamo che ha delle caratteristiche che sono più indicate per la carne. Wow. Perché il pollo del Valdarno ha una carne che qui è fantastica. Qui però non è un pollo, ma stai mostrando allora, anche gli altri animali. Allora, abbiamo il pollo bianco e il pollo nero. Ovviamente entrambi del Valdarno. Perché fra il pollo bianco e il pollo nero c'è differenza organolettica, vero? Sì, c'è qualche differenza, ma infatti. Ma guarda lì là, ma noi che sembrano, cioè, sono dei miti. Prima dicevo di Leonardo sulle sculture, nel senso che Leonardo allestiva sui banchetti rinascimentali, faceva queste grandi marchingegni che erano pazzeschi, si muovevano, erano preparati con idee e devo dire, tagliano là, ma anche tu che hai un lavoro del genere sei per un artista, dai, veramente. Diciamo che è fondamentale il benessere animale. Fino proprio in tutte le fasi della filiera. Che non vuol dire non consumarlo e non destinarlo alla produzione. No, anzi. Vuol dire avere consapevolezza. Certo, consapevolezza è il migliore dei modi. Allora, banda piccoli chef, Barbara Lapini, ma in piazza tutti i bambini, tu ci vai, fai alle scuole i corsi di nutrizione, gli insegni e Roberto Francini ci fa vedere dalla piazza dove tu sei stata e dove tu vai, ai bambini che insegnano le tradizioni popolari. E sei un mito, Barbara, dimmi. Fanno anche movimento, perché poi meno stanno, diciamo, davanti alla televisione, più conoscono il territorio, ma anche stando all'aperto si muovono di più anche a livello di salute e guadagnano. Cioè qui parliamo della dieta intesa come stile di vita. Come stile di vita, guarda per là. Tutti, ritorniamo a gruppo essere semplici. Il gruppo Arcobaleno del Valdarno. Roberto, sei tu in linea, vai. Sì. No, io sono stupito del fatto che è possibile far giocare i bambini senza un terminale, senza un computer o un telefonino o un gioco elettronico. Si divertono anche con il mitico girotondo di 300 anni fa, perché tutti i bambini hanno giocato al girotondo nei secoli passati. Forse è un gioco che fanno per la prima volta molti. Questo in qualche modo mi commuove, vedere questa tradizione che viene tramandata dalle persone, dai nonni qui, dalle mamme, dai nonni, ai bambini della prima e seconda elementare, mi sembra una cosa molto bella. In questa piazza Varchi di Montevarchi oggi, che ci sta anche in qualche modo risparmiando dalla pioggia che arriverà, se la minaccia da un momento all'altro. Ma Roberto, bellissimo, il gruppo folcloristico Arcobaleno sta facendo un grande lavoro, complimenti a loro. E Barbara, complimenti anche a te per la decisione di portare banda piccoli chef nelle piazze, cioè poi soprattutto nei comuni alla fine, no? Dobbiamo riportare alla fattibilità della possibilità comunque di mettere in atto quelle che sono le cose teoriche, bisogna tornare a riviverle, bisogna tornare a emozionarsi per quello che sono le nostre origini. Allora il sous chef Roberto Lodovichi, del catering Lodovichi, presidente regionale dei cuochi toscani, che fa l'aiuto ai nostri due, mi ricordi il tuo nome, caro? Samuele. Come stai andando, Samuele, con gli gnocchi? Bene. Bene, una cosa facile alla fine, no? Tagliare, coltello, vedete, toccare la materia anche per te, carissimo, il fratello? Sì. Sì, tu le mangi gli gnocchi? Sì. Sì, questa roba l'hai riconosciuta. Soprattutto che ti piacciono, pomodoro, formaggio, con cosa? Cosa preferisci?
Non la preferenza, la madre, tu come li preferisci? Pomodoro? No, pomodoro no, a lui no. Ok, la madre mi dà le dritte, a lui sì, invece a lui no. Guarda, sono due fratelli, bellissimo, ognuno ha le sue preferenze. Com'è? Su chef, che c'è? Vai. Allora, qua è una fase meraviglio. Molto... Oh, questo molto... io la farò vedere in tutta Italia, mando i link e tutto, e così Roberto Lodovichi fa fenomeno, capito? Il presidente. Una fase tutti molto importante, l'impiattamento, perché è giusto conoscere il prodotto, è giusto manipolare, conoscere le tecniche, però andiamo a impiattare il nostro aspetta, piatto. Metto la musica allora, ti metto la musica come bambino. Certo, allora, andiamo su chef Roberto Lodovichi, vai col pezzo musicale. Sia figlio di un re o capo di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto pure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco, puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. È pronto il nostro piatto. Allora, un piatto che ha fatto un bambino di 11 anni, amico mio, quanti? 10 e mezzo, scusa, hai ragione, con questa età ancora il mezzo lo tieni dopo quando avrai superato i mezzi, Roberto, li perdo. E gnocchetti di ceci, baccalà, rosmarino, erba cipollina e olio extravergine di oliva. Guarda che spettacolo! Sapore, tradizione, tecnica, impiattamento, ci sta un po' di tutto, questi bambini sono davvero bravi. Bravo, hai visto poi come toccare la materia prima? No, io sono emozionata perché io all'epoca questa avventura dei piccoli chef l'abbiamo cominciata insieme con Roberto, perché la dietista doveva tradurre in pratico quello che diceva, quindi gli chef, certo, all'epoca eravamo amici, poi dopo Roberto ha preso il volo, ora è diventato famoso, gli devo dare del lei, gli devi dare, sì, lei, ok. Allora guardate i nostri due bambini, anche il più piccolo che lavora, e allora direi di proseguire il viaggio. Aspetta, raccolgo una cosa che è caduta qui, che non voglio. Come ti stai trovando, nonnatina? Benissimo, sono bravi, sveltissimo. Che questo è anche uno gnocco gluten free, tesoro, questo è gluten free, ti sta tanto cara perché tu, sì, sei una esperta. Questo è gluten free perché è fatto con farina di ceci, fecola di patate. Fecola di patate. Guarda là come sta continuando. Hai visto come continua a tagliare? Dagli la musica, mi fa morire. Che ci volete fare? È una bellissima narrazione. Ricordami il nome? Joele. Joele. E l'altro chef, ricordami il nome? Samuele. Samuele, grandi. E adesso noi andremo fra breve pausa, poi torneremo anche da Montevarchi. Un'ultima informazione, tu che fai le scuole e fattoria, poi dopo ti chiedo altre cose, Laura, sì. Peri. Ma chi sono i più sensibili nelle scuole e fattoria? Bambini di una qualche età? Oppure gli adulti, gli studenti delle scuole superiori? Dove vai? Diciamo sì, che in ogni età c'è la loro sensibilità particolare. Ogni argomento praticamente va affrontato nel modo giusto, ma ognuno di noi ha delle curiosità. Bene. Breve Natale, fai la breve pausa. Tu sei un galletto nero o un galletto bianco? Che sei? Dimmelo. Non me lo vuoi dire. Rosso, lui è un galletto, è vero, lui è. Io non so, né galletto, sarei quelli proprio a livello basico, purtroppo. Un fagiano? No, fagiano era importante, ragazzi. No, vabbè. Ma il galletto intendevo dire che galletto poco riproduttivo, capisci a me? Vabbè, la Barbara Lapini non prende ste spigolature, è una donna seria e proba. Io invece sono un più... Facciamo pausa, famo pausa, Natale, dai.